A Mirabilandia nasce un nuovo punto ristoro all'insegna del benessere e della salute, la frutteria Alma Verde Bio, uno spazio monomarca che offre ai visitatori snack, drink e pasti esclusivamente a base di frutta e verdure, ideali per la stagione estiva per mantenersi in forma. Presidente, oggi inaugura uno spazio nuovo dedicato ad un modo diverso di pensare alla frutta e alla verdura. Certo, è un concetto abbastanza innovativo, lo voglio dire, sperimentale, nel senso che non esiste oggi un format di frutteria, cioè un prodotto che è come una gelateria, dove uno può andare, invece di consumarci un gelato, si può consumare la frutta pronta tagliata oppure diciamo un altro snack a base di frutta e verdura. E questo è una scommessa, è uno dei numerosi progetti che il nostro gruppo ha lanciato proprio per testare questi nuovi bisogni e soprattutto per vedere di intercettarli. Perché, come diceva lei, il problema numero uno che abbiamo nell'ortofrutta è che è scomodo da mangiare e spesso fuori dal pasto si preferiscono altre tipologie di alimenti che non fanno altrettanto bene come la frutta e le verdure, che però sono più pratici da essere consumati. Tra l'altro oggi Alma Verde ha presentato un nuovo importante socio, la Galvanina. Come è nata questa nuova sinergia? Beh, intanto l'obiettivo strategico di Alma Verde Bio è quello di mettere insieme partner con l'idea di avere un portafoglio prodotti ampio che copra tutto l'agroalimentare per dare la possibilità, diciamo, di consumare biologico le diverse tipologie di prodotti. L'entrata della Galvanina, che copre il settore dei soft drink, quindi delle bibite non piatte, leggermente gasate, e dei tè freddi, va a completare una gamma che oggi, diciamo, con l'esclusione del solo settore lattiero caseario, è completa praticamente. Quindi noi siamo, una volta che avremo completato questo settore, avremo coperto tutto l'agroalimentare. Questa è una cosa importante, è un'entrata importante, proprio perché il settore è un settore, soprattutto durante il periodo estivo, molto, molto importante, cioè nelle vendite. E avere la possibilità di fornire dei prodotti senza zuccheri aggiunti, quindi solo aggiunti con succo d'uva o succo di frutta di origine biologica, oltre che essere un qualche cosa di innovativo, è veramente molto molto interessante proprio dal punto di vista del completamento della gamma. Per Alma Verde Bio oggi si concretizza un altro importante progetto, un progetto ambizioso, quello di trasformare la frutta in gioco. Quali prodotti allora troveranno i consumatori, i clienti all'interno della frutteria? All'interno della frutteria i consumatori troveranno frutta pronta da consumare, sbucciata, tagliata, senza additivi conservanti, liquidi di governo, tutto rigorosamente biologico, che potrà essere, come posso dire, fruita come tipo gelateria, no? Oppure potrà trovare lo stesso prodotto in confezioni monouso da 150 grammi che il consumatore può acquistare e consumarselo come vuole. Insieme poi a delle insalatone ricche e poi tutto quello che gravita intorno alla frutta, succhi di frutta, polpe di frutta, frullati, centrifugati, la materia prima è tutta rigorosamente biologica. Dicevamo, questo è un nuovo progetto dopo Energie Pulite, il progetto all'interno nelle scuole, insomma Alma Verde Bio non si ferma mai. Alma Verde Bio spero che non si fermi mai, anche perché la sua mission è quella di divulgare il più possibile il consumo di prodotto biologico e far conoscere al consumatore italiano che effettivamente oggi è possibile scegliere di alimentarsi con i prodotti biologici. Cosa vi aspettate da questo nuovo progetto? Ci aspettiamo parecchie soddisfazioni, nel senso che portare la frutta biologica in un luogo di divertimento è una cosa assolutamente innovativa e pensiamo che sia un progetto che vada, che risponda a delle nuove esigenze emergenti di consumo. Certamente la frutta e la verdura tagliata, insomma già pronta per il consumo, rappresenta una maggiore comodità per il consumatore. Il direttore di Canova, Ernesto Fornari, ce ne illustra le caratteristiche. Ah, certamente questo è un prodotto innovativo, è un prodotto nuovo perché chiaramente si riesce a far usufruire in maniera rapida e veloce un qualcosa che normalmente non viene cercato proprio per la scomodità nell'essere mangiato. E qui abbiamo un prodotto che viene sanificato, naturale, biologico e che chiaramente viene portato in questa frutteria un prodotto di cui si può comporre con un mix di stagione, quindi avrà le sue varianti durante tutto l'arco del periodo in cui viene aperto questo spazio espositivo.
Come viene confezionata e quali sono le fasi della produzione per arrivare al prodotto così come si presenta? Ma il prodotto, c'è una fabbrica all'interno dello stabilimento di Longiano, dove chiaramente è come essere in una sala operatoria. Qui diciamo che l'igiene e la sanificazione del prodotto è importantissima. Ogni frutta ha la sua macchina per essere, diciamo, sbucciata, tagliata e resa poi confezionata in delle vaschette. In questo caso possono essere sfuse, cioè diciamo per fare lo sfuso, quindi da 2 kg, oppure delle vaschettine da 150 grammi, da 200 grammi, che possono essere servite al pubblico già confezionate in atmosfera modificata, tutto naturale. Quindi diciamo che alla frutta che viene sanificata viene solamente aggiunto, diciamo, del gas naturale e basta. Dunque non resta che gustarla. Certamente, noi speriamo che in questo ambiente ci sia molta gente che gradisce questa frutta già preparata e pronta all'uso. Rino Mini è titolare dell'azienda Galvanina, nota azienda appunto produttrice di acque minerali e di succhi a base di frutta. Allora, quali linee sono state realizzate, create per Alma Verde Bio? Abbiamo realizzato 2 linee, una di fruit drink, così li abbiamo chiamati, perché sono dei soft drinks a base di una forte percentuale di frutta che va dal 60 all'80%. E poi una linea di 4 tè freddi, questa volta invece in acqua minerale naturale, che sono i più esclusivi tè al mondo, in quanto abbiamo scelto foglie di Darjeeling Tea, ciummi e inflorescenze per il tè bianco. Come è nato questo nuovo connubio? Ma è nato dall'esigenza di essere leader in Italia nelle bevande di alta qualità e soprattutto biologiche, cosa che ci siamo riportati dalle nostre esportazioni, che valgono il 94% di tutto il nostro fatturato. Assessore, un progetto importante quello presentato oggi qui a Mirabilandia, che contribuisce a incentivare l'economia del territorio. Ah, senz'altro, siamo di fronte a un nuovo impulso sia per l'economia del territorio che per le aziende agricole di questo territorio, che naturalmente fanno frutta, fanno ortofrutta e hanno bisogno di un mercato che chieda ancora di più il loro prodotto. Si va in questa direzione e soprattutto si va in direzione di incentivare a un maggiore consumo di frutta i giovani e i giovanissimi, che oggi sono al centro delle preoccupazioni di chi vede crescere patologie legate a consumi sbagliati, a un'alimentazione non corretta, con scarsa presenza di ortofrutta. L'Unione Europea sta incentivando un maggiore consumo, c'è un investimento quest'anno in Italia di 32 milioni di euro per portare la frutta nelle scuole. È importante che fuori dalle scuole i giovani, i giovanissimi trovino altrettante occasioni per continuare a consumare frutta e trovano un messaggio anche educativo coerente. È il fatto che Mirabilandia, che per definizione è il parco divertimento dei giovani e dei giovanissimi, investa sul consumo di frutta, e credo che sia un messaggio chiarissimo che non può che confermare l'impegno delle istituzioni. Qui siamo di fronte a un'iniziativa privata ma che ha le medesime finalità. Direttore, all'interno del parco effettivamente mancava uno spazio di questo genere che fornisce esclusivamente cibi, snack a base di frutta e di verdura. Sì, mancava. Quando quest'anno abbiamo messo in cantiere i progetti ci siamo chiesti, Mirabilandia si è sempre distinta nell'offerta del divertimento, volevamo ampliare la gamma anche nel piacere di un pranzo diverso. Apriamo una parentesi anche sul futuro del parco, quali sono le novità in arrivo? Quest'anno Mirabilandia compie 20 anni, è un momento importante per il parco, lo volevamo festeggiare con un ampliamento che faremo nel mese di giugno e quindi lo amplieremo con una nuova attrazione e poi le grandi opere del 2012 che proietteranno sicuramente il parco nell'eccellenza europea.